con le immagini siamo a ritrovo di partenza del 42esimo Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, che si è corso all'indomani dell'appuntamento con la Strade Bianche. Una classica toscana, questa pistoiese, che si è giovata di questa nuova collocazione in calendario proprio tra la Strade Bianche e la Tirreno Adriatico, per avere al via alcune delle più forti formazioni World Tour del movimento mondiale. Un gruppo che comprendeva anche la nazionale italiana diretta dal CT Davide Cassani e ben 5 Continental italiane. Una corsa molto impegnativa, quella di Larciano, resa ancora più dura da una giornata caratterizzata anche da una forte pioggia. Dopo la prima parte pianeggiante che ha visto transitare e sfilare sulle strade di Larciano i corridori in lunga fila indiana, si è andati ad affrontare per ben 4 volte il San Baronto, dal versante più impegnativo, quello che i tifosi del ciclismo ricordano perché è stato affrontato in occasione del campionato italiano professionisti vinto dal vicentino Gianni Faresin. Ed è proprio nel corso dell'ultima di queste 4 tornate che prende forma l'azione decisiva. A lanciarla è il tedesco Maximilian Schachmann della Bora-Hansgrohe e l'italiano Mattia Cattaneo dell'Androni Sidermec. Schachmann, sfortunato protagonista della Strade Bianche, si è preso la sonora rivincita proprio sul traguardo di Larciano, precedendo allo sprint Mattia Cattaneo, terza piazza invece per il trevigiano Andrea Vendrame. Sì, dopo la sfortuna alla Strade Bianche sono felice di aver sfruttato la mia buona condizione fisica per vincere qui quest'oggi. Abbiamo corso su un tracciato splendido, poi è iniziato a piovere ed è diventato piuttosto pericoloso, con alcune cadute anche in gruppo. Ma sull'ultima salita stavo ancora molto bene. Quando ha attaccato Thibaut Pinot l'ho seguito e quando la strada ha spianato ho rinanciato l'azione. Sono molto contento di aver vinto oggi. È la prima vittoria per me con la mia nuova squadra, la Bora-Hansgrohe. Un terzo posto meritatissimo, Andrea Vendrame. Ma sì, dai, è andata bene, avevo mio compagno davanti, Mattia, che ha fatto una gran corsa. Poi io sull'ultima salita mi sono agganciato a pelo su prima di arrivare al GPM e niente, ero uno tra i più veloci, quindi ho provato a fare quel sprint, è andata bene così. Contro Schachmann niente da fare. Ma niente da fare, noi ci tenevamo a vincere, però stavamo guardando più che altro per la Coppa Italia, che ci servono punti per la wild card.